Questa iniziativa nasce un po' da questa visione di riportare la lirica in mezzo alla gente. Quindi noi abbiamo creato un formato che sia più intelligibile, con un filo drammaturgico più chiaro e anche leggermente più breve rispetto a un'opera lirica che normalmente dura 2 ore, 2 ore e mezzo. Questo spettacolo, La Traviata, e attingendo a piene mani dalle pagine di Umar Figlio, della Signora delle Camelie, a cui abbiamo abbinato all'interno di questo racconto, di quest'opera, tutte diciamo, le più belle arie, duetti, quartetti, terzetti, insomma, dell'opera di Verdi, La Traviata.
Parigi, 6 febbraio 1852. Andammo a vivere insieme in una graziosa casetta nella campagna poco fuori Parigi. Ero Violetta Valéry. A Parigi a ogni passo avrei potuto trovarmi accanto a un uomo che era stato mio amante o che avrebbe potuto diventarlo il giorno dopo. Invece là, tra persone che non conoscevo e che non si curavano di noi, la cortigiana poco a poco spariva. Era una donna giovane che amava. Da lontano il mondo continuava la sua vita senza macchiare con la sua ombra la nostra giovinezza. Ma sapevo anche che il mondo non avrebbe perdonato per molto ancora. Ormai priva delle elargizioni dei vecchi protettori e per finanziare la nostra nuova esistenza, di nascosto da Alfredo, avevo cominciato ad alienare e vendere i miei beni, carrozza, mobilio, gioielli. Se qualcuno doveva pagare per il proprio passato e per il nostro futuro, quella ero io. Mai Alfredo avrebbe dovuto esserne toccato in alcun modo. Lo volevo integro, fiducioso, felice. Ma le rinunce che avevo fatto fino a quel momento non furono nulla di fronte alla rinuncia suprema che mi si implorò di compiere di lì a poco tempo dopo.
piccola compagnia, quindi ciascuno contribuisce con quello che può e io metto al servizio, diciamo, dello spettacolo sì, anche la competenza, insomma, la capacità di suonare il pianoforte, di accompagnare e concertare con i ragazzi questi spettacoli bellissimi.